Ma mi hai ascoltato? Sì. Bene. Mimir, puoi finire la tua storia? Ma certo. Dove eravamo rimasti? Eravamo arrivati a Vergelmir e alla sua regina che fondavano un nuovo regno. Da padre e madre si moltiplicarono e da re e regina lavorarono per rendere... Ragazzo, qui. Signor sì. Veidergard, l'avamposto meridionale del re nano. Re nano? Hai mai sentito del re nano? No. Sapevo che un potente nano regnava su dei poveracci non lontano da qui. Non che me l'abbiate chiesto. Che vi serve questa volta? Tornate presto. Che è successo a questi? Segui gli indizi. Ok, tracce di bruciatura. E tutte nello stesso punto. Forse hanno cercato di ripararsi da uno sputafuoco. E sono morti. Ragazzo, qui. Sì. Dannato sia il re nano, rovina dell'umanità. Sembra che non fosse un buon re. Chissà perché lo odiavano tanto. Sono morti ormai. Ti importa? No, sono curioso. La curiosità è pericolosa. Concentrati. Leggi. Certo. Veida Dador, cioè caccia alla morte. Bene. Come si fa a costruire statue così grandi? I nani sono creature ingegnose, fastidiose, ma ingegnose. Devono essere stati nani molto importanti. Beh, eccola. Deve avere un punto debole da qualche parte. Perché è nella loro natura. Ma con tutto il loro potere, alcuni dei potrebbero cercare di rendere la vita migliore alla gente. E invece gli dei continuano a diffondere infelicità e la vita. È il verso del drago.
uno in più per la collezione. Ragazzo. Signor sì. Buona sapersi. È un drago. Mamma mia, narrava delle storie. Il drago è pericoloso. Molto triste. Non vedo come sembri triste un essere che ruggisce e sputa fuoco. Guarda qui. Sì. Chi l'avrà scritto? Guarda qui, un altro. È Scadi. Alla mamma piaceva. Grande cacciatrice. Già, la regina della caccia la chiamavano. Quello è suo padre e tutti gli animali che cacciò. Le insegnò a cacciare. E l'ultimo pannello. Di nuovo suo padre. Tutti e due nella neve. E sono ancora lì. Una storia mica male.
possiamo scambiare. Ragazzo, di qua. Certo. Il re nano ha spinto i sudditi a cacciare draghi e altri mostri. Che razza di re. Padre, vieni a vedere. Quella leva lì dovrebbe liberarlo. Non ci attaccherà. Lo so, ma mi sembra sbagliato tenerlo rinchiuso così. Ti fai prendere dalle emozioni? Tu non senti i loro pensieri, io sì. Ignorali e... stai in guardia. Ok. Bella l'aria fresca. L'altare dei draghi. Era desiderio di tua madre. Sì. Ti agiti troppo. Seguimi, Atreus. Arrivo. Ora scopriremo se i draghi sono riconoscenti oppure no. Mangi. Ragazzo, in guardia!
Suo padre Tiazi era in grado di trasformarsi in qualsiasi bestia e le insegnò come cacciarle tutte. Ce la teniamo per dopo. Ehi, voi! La statua non c'è più, spirito. Allora il mio legame con questo regno è spezzato e vado dal vero dio del tuono. Conoscerà la mia vendetta. Vi sono grato. Se ne va. Che coraggio, va a cercare Thor da solo. È un idiota.